Bentornati amici ed amiche di Storia per le Tre Età. Sempre nell'ambito del centenario, della celebrazione del centenario del Milite Ignoto, oggi vorrei ricordare insieme a voi la storia di soldati dimenticati, di combattenti che pur avendo affrontato la Grande Guerra e avendo combattuto con coraggio, per ragioni varie sono stati dimenticati. Per farlo inizierei insieme a voi leggendo il bollettino del 4 novembre 1918 del Comando Supremo Italiano, che è un documento molto retorico che durante i nostri itinerari scolastici, bene o male a scorci, tutti quanti abbiamo avuto modo di leggere, anche se non integralmente. Questo documento molto retorico appunto inizia dicendo: la guerra contro l'Austria-Ungheria sotto l'alta guida del re duce supremo dell'esercito italiano, che iniziò la guerra per numeri e mezzi inferiori il 24 maggio 1915, è vinta. Andando all'ultimo rico, il generale Diaz, che è la firma di questo bollettino, dice: i resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo risalgono in disordine e senza speranza le valli che avevano disceso con orgogliosa sicurezza. Ecco, mi dispiace dover contraddire il mio conterraneo, il generale Diaz, ma i resti di quello che lui dice uno degli eserciti più potenti del mondo, che avevano sceso le valli con orgogliosa sicurezza, molti degli appartenenti a quell'esercito, l'esercito imperial reggio, quelle valli non le avevano disceso, per il semplice fatto che in quelle valli ci abitavano da tempo immemore. Infatti oggi voglio raccontare a voi la storia degli italiani del litorale austriaco, dei triestini, dei giuliani, dei bisiacchi, dei friulani del Friuli austriaco, che combatterono con l'uniforme imperial reggio, cioè al servizio dell'imperatore Francesco Giuseppe. Per farlo degnamente dobbiamo andare a Fogliano, re di Puglia. Per ricordare degnamente questi italiani che indossarono l'uniforme austro-ungarica, che oltre a quelli citati furono anche ovviamente anche trentini, alcuni dei quali disertarono, come i famosi Damiano Chiesa, Fabio Filzi, oppure anche Cesare Battisti, più famoso, ed anche abitanti del litorale, Nazario Sauro, istriani, quindi dalmati. Però rispetto a questa stretta elite di eroi che decisero appunto a scapito della loro vita, perché se fossero stati presi prigionieri dagli austriaci sarebbero stati passati immediatamente delle armi, c'è stata una maggioranza, diciamo così, silenziosa, che ha deciso comunque di servire nell'esercito imperiale austriaco. E qui proprio a pochi chilometri, a circa un chilometro dal più famoso cimitero monumentale della Grande Guerra, che si trova qui avanti, proveniente da nord, da direzione nord, sulla sinistra il complesso monumentale di Re di Puglia, proprio che è situato proprio di fronte al colle di Sant'Elia, che era la sede del vecchio cimitero e dove sono seppelliti i caduti italiani della Grande Guerra. Noi siamo venuti qui al cimitero militare austro-ungarico di Fogliano, Re di Puglia. La scritta all'entrata del cimitero recita così: Im Leben und im Tode Verein, uniti nella vita e nella morte. Questo è stato un cimitero che fu ristrutturato nel 1989 a opera della Croce Nera austriaca. Questo cimitero che ho deciso di visitare insieme a voi per celebrare il Milite Ignoto dalla parte dei soldati dimenticati, appunto i soldati italiani che vestirono l'uniforme austro-ungarica, è anche un cimitero che ha dei militari ignoti.
Infatti, conserva le salme di circa 15.000 soldati, di cui 12.000 sono ignoti e 2.500 noti. Questo complesso è diviso in quattro blocchi. In fondo, a destra, inizia il primo blocco, che è il blocco A. A sinistra, in fondo, c'è il blocco B. Poi, qui, entrando proprio sulla sinistra, c'è il blocco C. E infine, entrando a destra, c'è il blocco D. Apparentemente, le salme sembrano essere poste così casualmente, invece seguono un ordine rigoroso. Per esempio, questo blocco che io adesso sto attraversando, che sarebbe il blocco C appena entrando sulla sinistra, è composto soltanto da salme di soldati ungheresi. Qui ci sono soltanto ungheresi. Ogni blocco è formato da 13 file che sono di non della stessa lunghezza, però sono rigorosamente 4 blocchi di 13. E la fine di ogni blocco è riconoscibile perché lo spazio fra le varie salme si allunga. Vedete, qui lo spazio è più lungo, significa che qui finisce il blocco C e qui inizia il blocco B. Allora, adesso andiamo a vedere proprio il cuore di questo cimitero, dove ci sono anche i militi ignoti dell'esercito austro-ungarico, che inizialmente fu creato dagli italiani e che poi, dopo la rotta di Caporetto, fu ingrandito dalle autorità austriache che avevano riconquistato questi territori. Qui, infatti, in questa, dove c'è collocata questa grossa croce, come recita la scritta in tedesco, ci sono 7.000 ignoti, una parte dei, appunto, dei 12.000 ignoti che sono seppelliti in questo cimitero, che, come vi dicevo, è anche una celebrazione del milite ignoto austro-ungarico, perché c'è un totale di 12.000 salme. Gli altri 5.000 sono collocati in altri due posizionamenti che si trovano ai lati opposti entrando, che contengono rispettivamente 2.500 soldati ignoti. Lì di fronte ci sono 2.500 altri militi, in fondo dall'altra parte ce ne sono altri 2.500, per un totale di 12.000. Questa, che è la parte centrale del cimitero, reca un'iscrizione che dice: qui pietà fraterna dell'Italia raccolse nella luce dell'ignoto 7.000 prodi dell'esercito austro-ungarico caduti per amore di patria, di quella che dicevamo prima, i 7.000 ignoti. Sulla sinistra ci sono delle varie memorie che sono state depositate con il tempo. Qui c'è la bandiera ungherese e una scritta in ungherese, appunto per gli effettivi ungheresi che qui sono seppelliti. Qui c'è una targa in onore dei cittadini della Repubblica Slovacca caduti in quello grandissimo esercito multietnico che era l'esercito austro-ungarico, che erano stati sepolti a Fogliano, a Palmanova, Prosecca e Laurisida, nei vari piccoli cimiteri di guerra di cui tutto questo territorio era completamente disseminato. E qui c'è anche la bandiera ucraina,
E la scritta ricorda in onore dei cittadini ucraini caduti durante il conflitto bellico degli anni 15-18, sempre provenienti dalle sepolture sparpagliate fra Fogliano, Palmanova, Prosecco ed Aurisina. Se voi venite in questo cimitero, noterete che tutte le date che sono apposte sulla targa, su pietra, sono tutte scritte che recano la stessa data, 1918-1918. Questo non significa che sono tutti caduti del 1918, ma il 1918 non sta ad indicare la data di quando il fante è morto in guerra, ma la data nella quale il fante è stato traslato in questo cimitero, perché di alcuni si erano ormai persi tutte le tracce. I cimiteri di guerra provvisorio tante volte conteneva dei soldati che non era stato possibile riconoscere perché avevano i corpi devastati dalle bombe e da quant'altro. Per cui questi soldati, anche se l'identità poteva essere nota dalla piastrina, però non si conosceva la data esatta di quando erano caduti. Perciò tutte le date che voi vedete su queste salme sono tutte date riconducibili alla data di traslazione. Ma io sono venuto qui perché volevo ricordare quegli italiani etnici che servirono sotto l'esercito austro-ungarico e che per vari motivi sono stati dimenticati da ambo le parti. Dall'Italia, perché nemici, ancorché italiani, erano nemici. Dall'Austria, ancora di più, perché poi l'Austria ha avuto un dopoguerra lunghissimo che si può dire è terminato solo nel 1945, ha avuto varie vicissitudini nella storia austriaca. Certo, non aveva interesse a ricordare questi soldati, che poi erano soldati tutto sommato anche sconfitti, cioè perdenti, che situati nella parte sbagliata della storia. Qui, dopo aver avuto una piccola querelle con il custode volontario del cimitero, che diceva che qui ci sono soltanto militari austriaci, io però ho trovato anche che ci sono degli italiani qua seppelliti, cioè italiani che nettamente dal nome evoca nome e cognome, nettamente una etnicità e un'appartenenza all'Italia. Per esempio, qua leggo Varisco Michele, oppure possiamo, qui ovviamente con il cognome dobbiamo anche sapere che in questa zona molti cognomi che non sembrano propriamente italiani sono di italiani, italiani al 100%, perché poi nel corso degli anni sono famiglie che si sono assimilate. Tomcic Francesco, che può sembrare un'assonanza slava, ma in queste zone è assolutamente normale che ci siano italiani, persone italianissime che abbiano questo tipo di cognomi. E possiamo ancora leggiamo Antonaz Antonio, perciò vedete anche ci sono italiani qua, Afrio Giovanni, cognomi che possiamo anche incontrare nella vita di tutti i giorni, Fabianic Bernardo, nome sono tutti italiani. Il cognome può dare adito invece a dei dubbi, ma sono tutti nomi italiani: Bernardo, Gerolamo, Luigi, Matteo, Samsa, Anastasio, Giovanni, Michele, Valentino, un cognome nettamente di origine veneta, Bagusin Giovanni, Ota Giuseppe, ancora un cognome veneto, Manzin Giovanni, Fontanot, Giuseppe, ancora possiamo trovare Jelusic Teobaldo e Miani Valentino. Perciò vedete, sono cognomi che anche adesso, se usciamo fuori, possiamo incontrare persone che hanno questi stessi cognomi, magari anche lo stesso nome. Perché? Anche se la maggior parte dei sudditi austro-ungarici di etnia italiana non combattevano su questo fronte contro gli italiani,
ovviamente le autorità imperiali regge non si fidavano molto e li spedivano nel loro fronte orientale, in Galizia. La maggior parte degli italiani del litorale combatterono in Galizia, ma ci furono alcuni che per vari motivi prestavano anche servizio in queste zone, per motivi più vari, per motivi familiari o anche perché non impiegati direttamente sul fronte, potevano essere impiegati in servizi di sussistenza, in servizi di fureria che non precludevano di poter fare servizio su questo fronte, in quanto non erano direttamente impegnati in trincea con un fucile contro connazionale italiano. Perciò quindi nazionalità italiana ma cittadinanza austro-ungarica. Adesso andiamo a vedere uno dei due, al termine di questo video, andiamo a vedere uno dei due monumenti agli ignoti. Vi avevo detto ognuno di 2005. Questo è uno dei due, in fondo dall'altra parte, proprio speculare, ci sono gli altri 2500 ignoti. E concluderei questo video recitandovi una poesia tratta da una piccolissimi pochi versi, tratti da una raccolta di canti militari degli italiani d'Austria del litorale, Il pianto di una povera madre. Compiangete una povera madre che ha perso il figlio sul fior dell'età. Non aveva compiuto i 20 anni che in Galizia innocente morrà. Maledetta la guerra e i ministri che tutto il mondo i ha rovinà. Se tutti fossi di un solo pensiero, anca la guerra non fussi mai sta. Scusandomi per l'accento non proprio autoctono, spero che anche questa volta sia stato interessante insieme a voi approfondire la storia di questi combattenti dimenticati che realmente indossarono l'uniforme e combatterono anche coraggio, ma che ambedue i schieramenti non hanno avuto mai interesse a ricordare. Vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento al prossimo viaggio nel tempo.